Lascerei ora la parola all'ingegner De Robertis di Domos Domotica Sociale, appunto un'esperienza di una società che si occupa di soluzioni di domotica applicata appunto al sociale, ma spiegherà meglio lui, per favorire maggiore autonomia a persone con esigenze speciali. E a te chiedo, ingegnere, di illustrarci quelli che sono gli interventi immaginati, applicati al settore dell'ospitalità e magari illustrarci anche qual è lo stato dell'arte oggi sull'autonomia abitativa o nel comparto anche dell'accoglienza e dell'ospitalità. Prego, ingegnere. Bene, buon pomeriggio, grazie per pietà Alessandro, non ingegnere, perché altrimenti Va poi bene, Alessandro. crolliamo. Anche perché il mio accento, a differenza di chi mi ha preceduto, penso faccia capire che sono anche pugliese. Provo a presentare velocemente quello che è il centro Domos Domotica Sociale. Sostanzialmente è un centro per l'adattamento dell'ambiente domestico per disabili anziani che è stato fondato, che abbiamo fondato in Puglia nel 2007, quindi circa 15 anni fa, e che dall'epoca si occupa di fare una serie di cose, fra cui lo sportello informativo multidisciplinare nelle due nostre sedi principali di Conversano e Bari, supporto alla creazione di progetti di vita indipendente. Mi dispiace che Vito Berti si sia scollegato, l'avrei salutato anch'io, perché lui e Simone Marinelli, come Enil, hanno dato un enorme contributo all'arrivo dei provi in Puglia. Abbattimento barriere architettoniche, virtuali, sensoriali, insomma, tutta una serie di azioni. Questo è il nostro appartamento dimostrativo dove ospitiamo arredi e tecnologie adattate, informatiche, domotiche, per far toccare con mano agli utenti quelle che possono essere delle soluzioni da implementare all'interno delle proprie abitazioni o all'interno di strutture sociosanitarie a carattere residenziale, diurno o a strutture a volte anche a vocazione turistica. Pertanto, poi lavoriamo anche con le aziende con cui facciamo formazione continua, supporto alla creazione di strutture sociosanitarie, sportelli informativi, certificazioni, progetti di ricerca e sperimentazione. Siamo fra i fondatori del consorzio di ricerca Innoval, che ha sede ed ente capofila il CNRMM di Monteironi Lecce. Siamo uno dei centri della rete nazionale GLIC. Io sono forse temo, l'unico membro del CERPA, che è il Centro Europeo di Ricerca, Promozione e Accessibilità Pugliese. E fra le cose che facciamo, appunto, c'è la creazione di strutture sociosanitarie. Quella che vedete in foto è Ostuni, una struttura che prima che si completasse nel riempimento con utenti lungodegenti è stata oggetto di un caso di studio perché, come potete vedere, alle spalle della struttura c'è la città bianca di Ostuni. Considerate che l'altro lato, cioè quello che si vede in foto della struttura, è fronte mare. Pertanto noi in quella struttura che nasceva come RSA, adesso opera esclusivamente come RSA, all'inizio, quando l'abbiamo completamente restituita all'uso, un piano l'abbiamo dedicato a turismo sanitario perché la struttura appunto aveva tutta una serie dal sollevatore al letto, abbattimento completo di barriere architettoniche, la presenza di infermieri, quindi abbiamo ospitato tramite alcuni network di turismo internazionale sanitario una serie di ospiti, soprattutto nord europei, che avevano una serie di bisogni e che pertanto all'interno di una RSA, di una struttura nata per essere RSA, hanno potuto soddisfare. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo unito in parte l'esigenza di una struttura che non era ancora piena e quindi aveva bisogno comunque di dare un senso all'infrastruttura intera, al bisogno forte di una serie di soggetti a cui è piaciuta la Puglia, che piace la Puglia, ma che per tanti motivi hanno difficoltà a utilizzare un albergo, chiamiamolo standard. Questa è una struttura che abbiamo realizzato a Secli, in provincia di Lecce, sono 120 posti letto. E questa è a Botrugno, invece, dove c'è un RSA, è un centro di connettività sociale. Intorno a questa struttura abbiamo progettato
giardino sensoriale, quindi con una multistimolazione che è sia visiva, sia tattile che olfattiva, con i cromatismi accentuati, quindi ci sono le zone di rosso, le zone di blu legate alla fioritura, e con un percorso che tende, tramite l'utilizzo di piante mediterranee, in crescendo a stimolare anche l'olfatto delle persone. Questo giardino fa parte di un progetto che è proprio turistico per la città di Botrugno, nell'ottica di ospitare in questo paese di 3.000 abitanti, di dare anche a persone con l'insorgenza di una demenza, con altri tipi di patologie, un percorso all'interno di quello concentrato in pochi metri, all'interno di quella che è un'esperienza appunto multisensoriale, ma di tipo sia giardino che orticola, perché ci sarà anche la possibilità, anche con alcune postazioni, di fare anche experience di messa a dimora di arbusti e via discorrendo. Poi facciamo anche ricerca, come anticipato prima. Questo è un esempio di una camera multisensoriale che abbiamo creato presso la nostra sede, con un partenariato diverso. Questo è un altro progetto per il quale abbiamo creato, vi faccio vedere al volo, una camera multisensoriale. Le immagini che vedete sono a Taviano, in una RSA. E qui abbiamo creato appunto questa camera multisensoriale per stimolare i quattro sensi, perché il gusto non viene stimolato, di persone con un disagio cognitivo, con alcune impostazioni che siano sia stimolanti che rilassanti. Vabbè, mi fermo. Questo è un altro progetto di robotica sociale. Questo è il robot che, come vedete, ha un dispenser di compresse a bordo, quindi può andare incontro alla persona. Considerate che i social robot in questo momento stanno vivendo una primavera da un punto di vista mondiale, come ricerca e quant'altro, e anche nei servizi turistico-alberghieri diventano sostanzialmente uno strumento importante. La cosa bella di questo prodotto, che nello sviluppo di questo progetto di ricerca, l'obiettivo è quello di far uscire la piattaforma robotica a un costo inferiore ai 3.000 euro, perché ci sono tanti robot, forse uno dei più famosi in Italia è Pepper, che potete vedere all'aeroporto di Bologna, che però costa 60.000 euro. Capite bene che una qualsivoglia struttura turistico-alberghiera o un comune non lo può introdurre. Un comune che invece lo introduce, perché costa 3.000 euro, a bordo può avere una serie di servizi, dall'accompagnatore anche al multilinguismo, perché poi si può lavorare con tutte le librerie di multilingue in cloud a cui si può accedere. Questa la faccio vedere velocemente, perché poi sono rimasto molto piacevolmente contento di chi mi ha preceduto. Questa è una campagna di comunicazione per spiegare la domotica e le tecnologie assistive che facciamo noi, realizzando alcune vignette. Questa è stata premiata a un Reatech di Milano, ma visto che abbiamo parlato di comunicazione alternativa aumentativa, diciamo, ci passo velocemente avanti. Per i servizi culturali, poi curiamo anche questo è un esempio della Biblioteca Rendella di Monopoli, dove noi abbiamo curato l'installazione di una serie di tecnologie per rendere fruibile la biblioteca a persone con diverse patologie. Perché poi il turista o la persona del luogo, sì, ha una biblioteca bella, però se a volte non può sfogliare banalmente un libro in autonomia, tende poi a non frequentare un luogo che invece è di cultura e in quanto tale deve essere appunto il più possibile patrimonio di tutti, sia quelli che vivono una comunità, sia quelli che decidono di viverla per poco tempo come un turista. Chiudo con... per raccontarvi quello che facciamo. Fra le cose che facciamo, questo è un progetto di adattamento di strumenti musicali. Prima qualcuno ha citato il Design for All. Noi lavoriamo sul Design for All, e fra le tante cose che facciamo ci sono anche quello di declinare il concetto di accessibilità a 360 gradi, con assolutamente anche il concetto che non solo il luogo, ad esempio, dove si realizza un evento culturale, un concerto, deve essere accessibile, ma probabilmente potremmo avere un musicista
che voglia suonare, pertanto quel musicista deve essere messo in grado di suonare. Continuate a vedere la presentazione, scusatemi. Sì, la vediamo. Ok. È scomparso un attimo, ora è ritornato. Ok. Rispondo alle domande, sperando di aver più o meno raccontato quello che facciamo per sommi capi. Non apro la parentesi PEBE, piani di eliminazione barriere architettoniche, perché altrimenti quella parentesi non finirebbe più. Però è chiaro che noi progettiamo, anche tramite i progetti di vita indipendente, quelli che sono percorsi di autonomia che molte volte rendono le tecnologie protagoniste di un'accessibilità per la casa delle persone, per le strutture e via discorrendo. Questo si declina sostanzialmente anche e banalmente aumentando la sicurezza della persona, l'automazione, comfort, benessere e comunicazione. E questo vale per tutti, vale appunto per chiunque. Vale anche e può valere anche per una persona che vuole vivere un'esperienza turistica e quindi una persona che vuole sicuramente anche guardare a quello che è un territorio che gli può offrire. Come si fa a consigliare una tecnologia? Si fa una mappatura dei bisogni, si verifica quali sono i prodotti disponibili sul mercato, le nuove progettazioni, si attivano dei percorsi di finanziamento perché tutte le strutture alberghiere o i comuni o qualsiasi altro interlocutore chiede. La seconda domanda che fanno è: sì, ma quanto costa? Quella risposta è sempre: cerchiamo il percorso di finanziamento insieme. E quindi su cosa si ragiona? Si ragiona su quello che può essere l'interfaccia di comando, cioè il come riesco a comandare un dispositivo, possono essere i sensori, quali possono essere gli attuatori e qual è il protocollo di comunicazione. In parte chi mi ha preceduto ha già citato alcune cose. Banalmente una postazione informatica può essere la sintesi di alcune cose, ma si fa presto a dire postazione informatica quando magari in foto vi mostro due postazioni informatiche che possono essere fruite da persone completamente diverse. Quindi anche sull'informatica è difficile riuscire a trovare delle soluzioni in grado di essere facilmente utilizzate da chiunque. Qui in questo caso vi mostro come lo stesso comando può arrivare sia da un cellulare che sia da un pulsante che, come vedete, è spinto da una persona che non ha una capacità di digitazione fine. Oggi ci aiuta molto il mondo dell'IoT che si sta sviluppando con i vari comunicatori vocali che sono prodotti ormai molto diffusi e che molte volte possono consentire tanti tipi di interazioni. Banalmente, a molti albergatori dicono: non mettete più il telefono per parlare con la reception in camera, ma mettete un assistente vocale, che è raggiungibile con un comando vocale da moltissime persone, anche da chi non riesce ad alzare la cornetta, e soprattutto è integrabile a tanti altri tipi di sistema, ivi compreso quello di accensione e spegnimento luci, quello di apertura e chiusura di alcuni infissi, il tutto con un comando vocale che probabilmente la persona ha già in casa propria e pertanto quando lo trova in una struttura alberghiera lo può ovviamente sposare più facilmente. Non c'è bisogno del cosiddetto libretto di istruzioni a volte. E andiamo avanti, pertanto vi dico l'interfaccia di comando, appunto, come dicevo prima, deve essere semplice, intuitiva, accessibile. Molte volte portatile e gestibile in remoto può tornare utile soprattutto all'albergatore. E poi vi dico il perché. Ovviamente poi ci sono tutti i contesti da analizzare. Quindi c'è il contesto ambientale, perché se l'ambiente so già che è silenzioso posso fare alcune cose, se so che è rumoroso e che all'aperto o al chiuso non ne posso fare altre. Noi gestimmo per un evento culturale, un concerto, anche tutto un ragionamento su come frequentare questo tipo di evento a un pubblico con sindrome dello spettro autistico. Fare questo tipo di ragionamento era si, ci pone, riusciamo a creare anche una quiet room nei pressi dell'ambiente per cercare di ovviamente intervenire nel momento in cui si dovesse verificare qualche tipo di problema. Ovviamente poi bisognava comunicare però questa cosa e dare delle informazioni anche in un ambiente che per natura sapevamo già era rumoroso. E quindi il contesto ambientale in qualsiasi tipo di attività culturale, alberghiera, ristorativa e via discorrendo va
considerato? Va considerata la funzionalità dell'utilizzatore, che non è banale, perché io posso anche decidere che nel mio comune mi voglio rivolgere all'utenza dei turisti ciechi o ipovedenti. E quindi lavoro per quel tipo di turista. Oppure lo so che vengono da me perché ho accanto a me uno stabilimento termale, quindi so che magari vengono a me tutti i turisti over 65. Questo è importantissimo perché cambia tante cose e posso anche decidere di sposare una di queste nicchie come comunità e lavorare su quello. È palese dirlo che nel momento in cui noi lavoriamo su quel tipo di utenza, probabilmente riusciamo a dare dei servizi che, oltre ad andare molto bene ai cittadini che abitano quel contesto, possono servire ad altro. Ho partecipato alla redazione di un piano di eliminazione barriere architettoniche di un comune pugliese dove fondamentalmente c'era uno dei più importanti centri per ipovedenti e non vedenti. Quindi abbiamo focalizzato nel PEBA alcuni percorsi tesi a dare informazioni, essere facilmente fruibili da persone con quel tipo di, diciamo, grado di funzionalità. È banale dirlo, l'assessorato al turismo ha preso questa cosa dal PEBA, che è uno strumento urbanistico, e la sta valorizzando nell'ottica di poter accogliere turisti dicendo: guardate, c'è questo tipo di informazione in più che voi potete avere quando venite da noi, e quindi potete ben godere di questo. Anche perché se io faccio un ragionamento con la comunità degli albergatori, delle strutture ricettive di un territorio, ma poi il territorio non si presta a erogare, diciamo, servizi fruibili, oppure trovo la mappa tattile in stazione, ma poi non trovo un campione della pietra della torre normanna del paese per far capire come è fatta quella torre, quindi magari un modellino in scala tridimensionale o una pietra da poter toccare, io molte volte sto facendo male il mio lavoro, oppure sto facendo un lavoro che non è completo, e quindi probabilmente il turista che vuole scegliere quella città come destinazione si rende conto che magari è contento che ci siano dei servizi, ma poi non trovando altro o non trovando la chiusura di un cerchio, comunque continua a non scegliere quello. Quindi si deve fare un ragionamento d'insieme. E devo dire, ho accettato con piacere questo invito perché mi è sembrato proprio il luogo dove fare i ragionamenti d'insieme. Vado a farvi vedere questa, diciamo, questa l'ho inserita, poi mi sono reso conto che c'era chi parlava di comunicazione alternativa aumentativa, e quindi questo è facile da spiegare. Questa è una cartellonistica all'estero, questa è in Thailandia. Nessuno di noi, a meno che non c'è qualcuno con conoscenza di thailandese, sa di che cosa stiamo parlando. O c'è qualcuno che vuole dirlo, qualcuno che lo legge? No, direi di no. Il silenzio racconta tanto. Il bilinguismo aiuta, ma l'immagine ovviamente aiuta tantissimo. E quindi chi di noi prima si è trovato smarrito, ora questa può essere la sensazione che vive una persona con una determinata patologia o con una funzionalità ridotta. Per questo il mondo del simbolismo, oltre ad andare incontro al multilinguismo, può dare una grossa mano nel momento in cui un comune deve ripensare alla cartellonistica. Il SAC, molte volte, avete citato SAC, cioè sono anche i GAL che molte volte finanziano anche la nuova cartellonistica. Fare un lavoro d'insieme, guardando anche a questo tipo di ragionamento sulla cartellonistica turistica, è un lavoro che poi si trova nel tempo e può lasciare dei propri frutti. Sulla sensoristica io vi dico, procedo un po' velocemente, poi se dovesse servire torno indietro. I sensori tornano utili all'albergatore per tanti motivi, anche per dare un controllo in remoto di quella che può essere la situazione della propria abitazione, quando magari molte volte si fitta una seconda casa e via discorrendo. E quindi col mondo della sensoristica si può fare tanto, posto che poi anche l'utente, se l'impianto domotico è più completo, può anche gestire alcune cose tramite la sensoristica. Basti dire che ho molti utenti in molte circostanze che in base al meteo, o con un anemometro o con il collegamento ad alcune app, richiudono le tende solari
in maniera tale da evitare che magari il vento, quando troppo alto, le possa rompere. Questo va bene per chi ha una seconda casa o per chi ha una casa anche destinata a turismo o per chiunque sostanzialmente. Questo lo possiamo evitare. Poi ci sono i vari attuatori, le automazioni, le aperture degli infissi, delle persiane, delle luci, via discorrendo. Guardate, è banale dirlo, ma molte volte anche dare la possibilità di gestire più facilmente, a prescindere dalla chiave, un accesso a una casa può tornare utile da tanti punti di vista. Oggi ormai è banale dirlo, c'è la possibilità di gestire l'illuminazione, vi tolgo l'audio, l'illuminazione con un cellulare, con una programmazione, e quindi anche questo può tornare utile al turista che magari sa che lì c'è un'app che o con Alexa o con, scaricandola sul cellulare a livello gratuito, può gestire l'illuminazione. Se una persona in sedia a rotelle ha una limitata mobilità, il non dover andare necessariamente a un interruttore per accendere o spegnere la luce è sicuramente un qualcosa che potrebbe aiutare una persona nella scelta di una soluzione piuttosto che un'altra. È banale dirlo che poi l'albergatore con un sensore di movimento può anche definire lo spegnimento di una luce nel momento in cui il turista magari in maniera svagata l'abbia lasciata accesa, e quindi si fa anche il risparmio energetico, che soprattutto in questo periodo storico potrebbe tornare utile da tanti punti di vista. Aggiungo, perché l'ho citato prima, molte luci hanno la possibilità ormai con i LED di cambiare colore, di andare su atmosfere tenui, quindi in molti casi basta una lampadina in un ambiente per creare qualcosa che si avvicini a una quiet room, si avvicini ovviamente. Che succede? Che se io so che ho mio figlio, mio fratello, io stesso, la possibilità di rilassarmi, quindi di ricevere uno stimolo rilassante tramite la combinazione di alcune luci color pastello, il sapere di poter avere un servizio di questo tipo in un'attività turistica probabilmente potrebbe anche essere dirimente nella scelta di quel luogo. E considerate che i prodotti che state vedendo nel video costano, i più costosi, 80 euro, perché le lampadine ormai sono plug and play, sono prodotti di IoT e quindi costano anche davvero poco. Quindi quando io sento non posso rendere accessibile la mia struttura turistica perché magari nel centro storico di una città, dico vabbè, ho capito, ma accessibile a chi? Perché poi si può fare un ragionamento molto diverso da tanti punti di vista. Sulla comunicazione, vi cito soltanto i segnalatori multisensoriali. Considerate, come prima è stato citato il caso del cliente sordo della ferramenta, anche in questo caso è bellissimo avere anche gli allarmi acustici in una casa, però molte volte può tornare utile non avere solo questioni acustiche, ma anche avere questioni di altro tipo, come segnalatori visivi, via discorrendo, di un'emergenza. Nelle zone sismiche, in Giappone, ad esempio, il segnalatore sismico non è solo acustico nelle camere degli alberghi, ma è anche visivo. Questi poi sono degli scenari delle atmosfere che io consiglio sempre nel momento in cui si dà una casa in affitto, perché poi il danno costa sempre più della soluzione a monte, perché diciamo che la persona in vacanza è sbadata. Avere un sensore di allagamento che mi blocca l'elettrovalvola, con un'elettrovalvola mi blocca l'erogazione dell'acqua, mi salvaguarda anche il benessere dell'immobile e soprattutto anche la salute di chi è in casa, perché magari potrebbe scivolare o meno. Sull'IoT ormai più o meno vedete tutti che all'interno di una qualsiasi corsia di un negozio di elettronica ormai c'è un mondo di accessori che può essere considerato IoT, perché ha al suo interno un'intelligenza e la possibilità di comunicare, come le lampadine che abbiamo usato prima, come gli assistenti vocali e quant'altro. A volte basta veramente poco, perché quel tipo di prodotto può diventare anche il nodo di una rete maggiore. Prima vi avevo mostrato tutta una serie di esempi che molte volte viaggiavano su app. Quindi noi dobbiamo ambire ad avere delle strutture turistiche, dei contenitori culturali o degli eventi che siano all'interno di una smart city, all'interno di
percorsi di accessibilità turistica smart, il cui utente magari sceglie un determinato posto proprio perché sa di avere una nuvola di servizi che sono tutti il più possibile integrati, che comunicano fra di loro e che rendono fruibile un... Alessandro, ti chiedo a che punto sei, Sonorino? Finisco. Abbiamo un altro intervento dopo, solo per questo. Finisco. Però. L'elettroseratura serve a dare il... Non mando il video. Serve soprattutto o a chi non può, o al turista che non può inserire una chiave, o a chi deve dare l'accensione remota, l'apertura remota, quindi dando un codice al turista e quindi si salva sul check-in praticamente. No, questo lo salto. Faccio vedere soltanto ad esempio una soluzione banale da mettere in albergo, che può essere un, facciamo un po' di pubblicità a questa azienda, un servetto che rende fruibile il bastone di un armadio a chi magari in sedia a rotelle non può arrivarci, e quindi banalmente abbassando questo anche un armadio alto può essere appunto utilizzato da una persona che magari per tanti motivi in sedia a rotelle non può offrire di quello. Le camere d'albergo non sono mai tanto larghe, tanto spaziose, quindi dare anche questo tipo di servizio che costa intorno ai 100 euro all'interno di un armadio normale può tornare utile e può diventare anche discrimine per la scelta. E questo lo salto e ovviamente chiudo con solo la galleria degli Uffizi. Ovviamente dire che abbiamo dei quadri bellissimi o dire che abbiamo una costiera bellissima, se poi non sono fruibili da un determinato tipo di turista, sappiamo già che quel turista non sceglierà mai la nostra destinazione. Questo è un quadro abbastanza famoso, che ha una riproduzione tridimensionale, sapete che ormai la stampante tridimensionale costa poco e si trova ovunque, ha un bassorilievo tridimensionale che rende l'opera appunto fruibile anche a una persona non vedente. Finito! Grazie, grazie Alessandro, interessantissimo. Vi porto i saluti anche del sindaco Coluccia, che ha dovuto lasciarci, che avrei voluto, insomma, doveva chiudere ma ha avuto un impegno, ha avuto un imprevisto, e vi porto i suoi saluti. E lascio la parola ora a Rosario Surano di Swim Liberi di Nuotare, che ci racconta appunto l'esperienza non solo di un servizio, ma proprio di una vera esperienza umana di turismo balneare, ai quali vorrei rivolgere una parola, naturalmente lasciando la libertà di raccontarsi, e in particolare se chiedendogli di soffermarsi anche su quelli che se percepiscono la mancanza di altri servizi collaterali che mancano sul territorio e di bisogni cui non vengono risposti all'interno, diciamo, della loro attività quotidiana. Prego Rosario, ciao. Ciao, buonasera. Spendiamo due parole innanzitutto per ringraziarvi. Noi abbiamo avuto modo di confrontarci un mese fa, se non erro, sulla nostra esperienza, a parte che già ci conoscevamo un pochettino per progetti comuni. Un plauso a tutte le persone che ci hanno preceduto, perché comunque sapere, vedere, toccare con mano che l'Italia in realtà è un'Italia accessibile, anche con la realtà sia di Ravenna che di Reggio Emilia, è una cosa che ci riempie il cuore e ci fa continuare a progettare, a pensare che tanti tasselli possono essere aggiunti affinché tutto diventa accessibile e comune nelle varie regioni. Quello che stavamo dicendo appunto è che stiamo andando tutti quanti nella direzione giusta. Noi oggi siamo anche orgogliosi perché possiamo anche testimoniare quello che è il nostro progetto, dico nostro come SWIM, ma poi un progetto comunale che si è susseguito anche nelle diverse amministrazioni, parliamo di tre, il quale non ha visto nessun tipo di schieramento politico, ma soltanto l'obiettivo comune di rendere appunto una marina accessibile. Il progetto nasce con un Interreg, si è voluto fortemente farlo nascere nella Marina d'Andrano, non lateralmente alla spiaggia comune, ma all'interno della spiaggia comune, quindi creando un po' di sgomento all'inizio, però poi successivamente, grazie anche alla buona pratica dei gestori, si è riuscito a centrare l'obiettivo, perché le persone sono integrate, sono accolte e quindi si eroga un servizio. Noi nel 2016 costituiamo Swim Liberi di Nuotare,
che appunto si faceva carico di gestire un bando comunale, che ahimè non era un bando facile perché prevedeva diverse cose da svolgere e abbastanza onerose. Parliamo di una struttura movibile installata sulla spiaggia pubblica, sulla Rocciosa ovviamente, quindi fatta da pedane in legno, con servizi spogliatoio e docce, con degli accessi in acqua facilitati che poi nel tempo abbiamo voluto migliorare e perfezionare noi stessi, e di conseguenza ogni fine stagione tutto quanto deve essere rismontato, ricostruito, fatto il rimessaggio per poi essere utilizzato l'anno successivo. Quindi credo che sia un qualcosa di molto onoroso e impegnativo. Noi ci siamo guardati dalla nostra esperienza personale, perché noi nasciamo come insegnanti di disegno e storia dell'arte, però da 15 anni lavoriamo come bambini autistici presso la cooperativa sociale La Deffia, nonché anche istruttori di nuoto, bagnini e anche terapisti TMA e psicomotricisti funzionali. Quindi per noi apportare la nostra esperienza, anzi mettere la nostra esperienza a disposizione delle persone che volevano usufruire del mare, era un sogno che avevamo nel cassetto, perché anche precedentemente avevamo lavorato per 15 anni in uno stabilimento balneare. Noi pensavamo, e poi l'abbiamo toccato anche con mano, che in acqua tutto è possibile, in quanto si ha la possibilità di percepire quel corpo che, impedito per difficoltà motorie, sulla terraferma non poteva compiere dei movimenti, mentre in acqua tutto quanto era possibile. Il mood che ha sposato Swim, libri di nuotare, in tutti questi anni è proprio l'accessibilità e il dare valore alla famiglia e alla persona in generale, ma in particolar modo anche ai ragazzi autistici. Trovare un ambiente confortevole che riesce a guidarli e a dare supporto in acqua, ma allo stesso tempo regalare alla famiglia, ai genitori, una giornata spensierata al mare, dove sono sicuri che il proprio figlio è affidato a persone competenti, e riempi di gioia. Nel corso degli anni l'unica difficoltà incontrata sono le infrastrutture, che non tutte hanno i requisiti idonei per accogliere persone con disabilità grave oppure in carrozzina. E abbiamo la testimonianza di un nostro ormai caro amico, affetto da SLA, che frequenta il nostro Lido da 5 anni, che accompagna il benessere psicofisico in acqua con una terapia individuale fuori dall'acqua. E questo qui ci ha resi fortemente responsabili e le protesi verso il futuro, per poter implementare maggiormente quelle che sono gli ausili oppure i nuovi percorsi per poter raggiungere il mare, perché ci ha dato un forte rimando di quello che è l'utilizzo e il beneficio del mare che dà a queste persone. L'amministrazione attuale ha sposato tutti i nostri nuovi progetti, che è quello che noi siamo partiti da una piccola startup dove il tassello era uno. Noi a questi tasselli ne abbiamo aggiunti altri, perché vuol dire dare, accogliere le diverse difficoltà e disabilità non è semplice. In una spiaggia rocciosa le difficoltà si moltiplicano ancora di più. Però noi, accogliendo le persone, abbiamo letto che loro vogliono la completa autonomia nel percorrere il tragitto per arrivare a mare. Quindi noi cerchiamo sempre di rendere più accessibili i percorsi e di dare la nostra disponibilità e il nostro aiuto nel passaggio e nell'entrare in acqua, perché poi entrando in acqua si affrontano delle difficoltà maggiori che noi, essendo terapisti, riusciamo a fargli fare un percorso psicomotorio funzionale in acqua e far respirare un pochettino la famiglia, e loro stesso far vivere l'esperienza in maniera positiva, affinché suscita ancora in loro la voglia di ritornarci. Lea, quindi questo qui è un piccolo segmento del nostro racconto. Visto che io ho presenziato anche nei precedenti incontri, un aspetto molto importante era stato anche che il Comune appunto aveva creato un sito inclusivo e che era anche rivolto a persone con disabilità, persone in dolce attesa, anziani. Quindi, come si vede, si fa bene a non mettere mai dei preamboli ben precisi, perché purtroppo c'è chi nasce
chi vive una situazione di disabilità sin dalla nascita, chi magari la vive per un determinato periodo, chi magari lo diventa in seguito. Quindi la nostra, il nostro protrarsi, no, in questa visione più olistica ci ha portato appunto a creare quel luogo dove nessuno si sente né etichettato, né escluso o né diverso. Noi abbiamo sposato il nostro mood all'inizio: non giudicare sbagliato ciò che non conosci, cogli l'occasione per comprendere, perché noi siamo i primi che nel momento in cui una cosa non la conosciamo ovviamente abbiamo timore, no? Nel momento in cui la si conosce magari il timore viene meno, ed è questo che noi abbiamo anche cercato, ormai parliamo di 6 anni, di nutrire, no? Quell'accessibilità culturale. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto usando il mare ormai come mediatore, no? Mediatore per chi vuole fare il bagno, ma nello stesso tempo diventa un ambiente accogliente per poter familiarizzare con altre persone, per potersi integrare con altre persone. Ad esempio facciamo delle attività didattiche a mare, aperte a tutti, perché nel momento in cui la non normalità diventa normalità, non c'è neanche tanto bisogno di sottolinearla. L'importante è che si sa che quel servizio è il primario e di conseguenza si può intrecciare con le altre esigenze. Un po' anche per deformazione professionale, perché noi abbiamo fatto anche l'Accademia delle Belle Arti. Ogni anno noi presentiamo un report di come è andata la stagione, no? E come condividere con gli altri le gioie o anche le riflessioni che sono maturate nel corso dell'estate. Noi oggi abbiamo il piacere, se ce la facciamo con i tempi, perché non vorremmo essere neanche prolissi, a condividerlo con voi, perché secondo noi dove non arriva la parola arriva sicuramente l'immagine. Vai, prego, prego, potete mostrarlo. Quindi questo qui magari non completo, nel senso, a chi non vi conosce, perché sì, non ho anticipato, è un'esperienza proprio del comune di Andrano, che è uno dei, diciamo, dei comuni del progetto, quindi assolutamente acquisisce ancora più valore, quindi assolutamente fateci vedere. Allora, questo qui appunto è la seconda pagina, dove appunto nel corso degli anni abbiamo iniziato anche a focalizzare ulteriormente quali erano gli aspetti che ci caratterizzavano. Quindi abbiamo messo l'accessibilità, l'innovazione, uguali diritti, inclusione, laboratorio e il mare. In questa prima pagina grafica, appunto, noi diamo importanza a tutto ciò che noi facciamo. Lateralmente si vedono anche dei momenti in acqua con dei ragazzi, c'è un ragazzo non vedente, ragazzi autistici, perché noi, essendo anche formati sull'aspetto autistico, noi abbiamo cercato anche di dare parallelamente la stessa importanza, perché il disabile motorio tu lo vedi, l'autistico non sempre lo vedi, perché magari manifesta quel comportamento più impulsivo soltanto scaturito da una crisi oppure da un ambiente non consono per lui. Quindi anche sull'autismo, tant'è che abbiamo anche inserito il nuovo simbolo delle persone con diverse abilità, che è quello in basso a destra. E accessibilità, appunto, qui noi raccontiamo, come abbiamo detto prima, come nasce il progetto, quali sono i punti di forza e quali sono i servizi che noi eroghiamo, e poi in basso lo slogan che dicevo prima: non giudicare sbagliato ciò che non conosci, cogli l'occasione per comprendere. Perché amare, perché swim è amare, quindi abbiamo anche cercato di unire quel binomio come mare oppure amare. Inclusione, perché per noi, appunto, come dicevo prima, è l'aspetto molto importante. Ovviamente anche la foto in basso, le testimonianze, perché i ragazzi non fanno il bagno lateralmente oppure in dei posti nascosti, ma fortunatamente anche la formazione della nostra marina ci permette di avere una vaschetta naturale e anche una piscina da un altro lato, dove tutti i bambini del posto hanno imparato a nuotare, dove i nostri ragazzi possono decidere di fermarsi nella parte pianeggiante oppure, supportati dal nostro aiuto, possono percorrere una parte in cui si appieda per poi arrivare a fare veramente un bagno a mare aperto. L'integrazione, perché appunto ci sono anche altre persone, la diversità, per esempio troviamo anche persone settantenni, novantenni, anche persone di 99 anni che hanno beneficiato del nostro servizio. Persone che vengono anche da tutta Europa, perché a sinistra abbiamo Patrick che viene dalla Francia, del secondo anno consecutivo, che trascorrono dei giorni da noi. Abbiamo i nostri carissimi amici, nonché gemelli, che vengono da San Cesario.
altre persone che ci vengono a trovare continuamente, anche basta vedere la signora, è una 89enne se non erro, che noi poi, essendo anche psicologisti funzionali, nutriamo anche la funzione energetico-affettiva, sarebbe anche lo stimolo, lo scambio ambiente. L'inclusione anche con le razze, quindi anche ragazzi che collaborano con noi, che magari prediligiamo dandogli e offrendogli anche lavoro. Amicizie ed opportunità, questo qui è anche Andy, l'amico che diceva Salvatore, dove appunto spiega la sua esperienza. Andy merita ulteriormente attenzione perché lui è un dentista, ormai non esercita da diversi anni. Lui è convinto che dalla sclerosi multipla si può guarire. Ha un suo blog, Il Diario del Capitano. Devo dire che lui riesce a scendere con la sella job in acqua, e parliamo di 20 metri, per poi risalire aggrappato nei due, lavorando con le gambe, quindi facendo anche fisioterapia, dopo aver fatto un bagno di 30 minuti circa, completamente in autonomia in acqua. Lui racconta, e mi collego anche al discorso di rendere i luoghi inclusivi, no? Lui racconta che, legato alla forte amicizia con un suo collega, gli promettono di portarlo al mare, lo portano a San Foca, gli amici di Io Posso, ovviamente era sabbia, lui voleva lo scoglio, si sentiva un po' ghettizzato, oppure messo un pochettino al latere, perché purtroppo l'utenza era molto più grave confronto alla sua, poi c'è sempre l'accettazione con la patologia e quant'altro. E ovviamente l'amico dice: ho fatto un buco in acqua, pensavo di farti un piacere, invece ne sei rimasto quasi deluso. E si gioca lui. Più familiare, perché lui, avendo anche famiglia, avendo anche la figlia poteva giocare con il resto della spiaggia, e lui ha trovato questo modo, questo servizio che noi abbiamo erogato, che gli permetteva anche di fare terapia. In questo caso, vedi, anche se era un punto dolente, la distanza, perché essendo scoglio non si ha proprio l'immediatezza di entrare in acqua, lui ha reso un punto a suo favore, ha detto: invece di arrendermi, mi sforzo. Grazie al loro supporto, e quindi faccio anche riabilitazione motoria. Da 2 giorni quindi. Da 2 giorni che veniva, si fa 15 giorni da noi, e a lui fortunatamente siamo riusciti a trovare un alloggio che rispecchiava le sue esigenze, però purtroppo non sono sufficienti. Lateralmente anche i laboratori, come dicevamo prima, noi facciamo dei laboratori d'arte, sia noi personalmente, oppure anche in collaborazione con altri colleghi. Va bene. Andiamo avanti. Qui uguali diritti, perché siamo stati quest'anno, e ne siamo anche onorati, da Salvatore Cimino, che è un testimonial che ha curato anche il progetto sin dall'inizio, con il suo contributo. Lui è un signore napoletano che non è all'assenza di una gamba, però lui nel nuoto ha trovato la forza per poter andare avanti, e anche la volontà di sentirsi capace, e quindi lui cerca di estendere questa sua capacità di adattamento, perché poi alla fine è un adattamento, percorrendo lunghi chilometri, lunghi miglia in mare. Ha fatto il giro D'Italia. d'Italia a nuoto quest'anno, e una tappa l'ha fatta da Leuca per poi venire da noi. E qui, insieme anche ai ragazzi della Delta, hanno fatto un'intervista con un progetto del Periscopio, un progetto che curano loro personalmente, per poi avere un evento pubblico con l'intera amministrazione comunale e l'intero paese. Infatti, lui dice sempre: la disabilità risiede nella società e non nella persona. L'empatia, che è un aspetto per noi molto importante. Serenità, perché qui sono i ragazzi della Delta che ne usufruiscono del nostro servizio, quindi uscire dalla struttura, una struttura protetta, per poi sentirsi liberi al mare, secondo me non ha prezzo, e secondo loro anche. E qui loro anche lasciano la loro testimonianza di come riescono a sentirsi parte integrante di una società che ormai conoscono, e riescono anche a riappropriarsi di quelle autonomie nelle quali si lavora costantemente in comunità. Ottimo, Rosario e Salvatore, vi chiedo di andare, se potete, cioè senza raccontarci magari le varie singole interventi, di riuscire a raccontarle per macro aree.
sono la che diceva Salvatore, che negli anni l'abbiamo anche migliorato ulteriormente, grazie anche dei finanziamenti regionali, tipo mettendo anche il passamano, perché è anche mia madre, che è in sovrappeso, ne potrà beneficiare, ne beneficia tranquillamente. Ovviamente noi diciamo sempre che il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni, perché bisogna sognare un pochettino. Facciamo anche poi ci piace ricordare le persone, perché non bastano le parole, quando diciamo che uno, anche se ci viene a mancare, comunque se il ricordo vive negli anni, noi lo facciamo anche nella nostra buona pratica. E così noi abbiamo pensato Gaetano, perché è stata la prima persona che abbiamo conosciuto quando noi ci siamo affacciati al bando la prima volta, insieme a suo cognato Alessio, e poi Alex Papella, che conoscete tutti quanti, che era un grande lupo di mare. Quindi il mare diventa la pratica di uguali diritti per tutti. Noi ci sentiamo dire soltanto questo. Quindi io questo qui lo tolgo. Quindi è molto importante la relazione che si crea con le persone e l'ambiente, che sia un ambiente sereno e rassicurante. Le difficoltà che abbiamo incontrato noi nei primi anni è quello di far capire che deve essere un luogo inclusivo, non deve essere un ghetto, non ci sono posti prestabiliti ad alcune persone e posti prestabiliti ad altre persone. L'inclusione si vince proprio nel momento in cui riesce a far convivere le diverse abilità nello stesso posto. Lea, se ci volete fare delle domande, non so, perché parlavi di dibattito prima, quindi non vorremmo... Ottimo, certo, grazie. Intanto grazie per la vostra esperienza. Grazie a voi, abbiamo cercato di essere abbastanza concisi con i tempi. Sì, no, siete stati bravi, siamo noi che siamo andati un po' lunghi nel gestire varie esperienze. E infatti l'assessore Brianti ci ha dovuto lasciare. Allora io passerei la parola ora a Luca De Giovanni. Come vi ho detto prima, stiamo cercando di costruire questa lavagna collaborativa attraverso Mura, questa lavagna collaborativa, quelli che sono gli elementi di connessione tra i vari progetti e il progetto Abilita. Lea, scusami un attimo, visto che c'è l'assessore Balestra di Andrano, se vuole fare almeno un saluto a nome delle amministrazioni, e gli passerei la parola al volo. Scusate. Sì, grazie. Prego, assessore. Sì, scusate il ritardo, io purtroppo ho avuto da fare un po' di giri visto che il Covid sta aumentando. Comunque no, è stato molto interessante quello che ho potuto ascoltare. Soprattutto volevo rifarmi alla precedente tornata che abbiamo fatto martedì passato, perché mi ha colpito veramente il progetto presentato dai ragazzi di Reggio Emilia. Sarà perché lì è anche da parecchio tempo che c'è questo progetto, però in effetti una cosa importantissima che ha fatto capire che da un progetto così ci possono essere diverse forme di altri aspetti culturali, altre forme di partecipazione, e questo è molto importante. L'importante è mettere le basi. Surano, i gemelli Surano li conosco da tantissimo tempo, non c'è bisogno che spenda parole per loro, perché sono sempre, lavoriamo molto bene insieme, posso dire, almeno io da parte mia posso dire questo, spero che sia la stessa cosa anche per loro. Grazie, onorevole dottore. Riporgo i saluti, e purtroppo ci sono anche altri lavori da fare, non posso stare tutta la serata, purtroppo mi dispiace, perché effettivamente è una cosa interessante. Speriamo di poterne approfittare in seguito, quando saremo sul posto, insomma, ecco, poterci vedere un po' più a lungo e poter approfittare. Ma sono delle esperienze molto interessanti, questa è già una cosa che può iniziare bene, insomma, ecco. Buona serata a tutti. Ciao, dottore. Grazie mille. Adesso, come stava dicendo Lea, noi abbiamo preparato un momento di transfer su questa lavagna interattiva, cioè sostanzialmente abbiamo preso degli appunti mentre le esperienze
si raccontavano, e vorremmo insieme a voi proporvi degli spunti di riflessione per vedere proprio come questi elementi si possono collegare al nostro caso studio, cioè all'esperienza appunto che dobbiamo fare, che stiamo per fare di Abilita tra poco fondamentalmente. Quindi Luca, se riesci ci dai due stimoli? Sì, allora Rino, parto un po', vado in ordine come hanno parlato le varie esperienze. E sicuramente per quanto riguarda Parco Rossi ho visto il collegamento con il Parco Otranto Santa Maria di Leuca, che è uno dei partner del progetto, e anche con la commissione tra azioni materiali e immateriali. Sicuramente la cosa che mi ha colpito è stato il discorso che è un'esperienza in corso di svolgimento, perché la riqualificazione del parco non è finita, come ci diceva l'assessore, però il parco è già vivibile, ci sono delle attività che assolutamente possono essere fruite, quindi questo discorso di lavorare per gradi comunque non deve impedirci di iniziare a produrre qualcosa di concreto. E l'elemento che poi ritroveremo in tutte le altre esperienze di questa sera è sicuramente il partenariato forte che c'è dietro, perché il parco sì cammina con le sue gambe, però non è da solo, ci sono tante associazioni che lo affiancano. E, per spostarci all'esperienza di città in CAA, sicuramente appunto era targettizzato sul discorso della comunicazione aumentativa alternativa come strumento ulteriore contro l'isolamento, e questo ci può essere sicuramente utile anche per quanto riguarda la comunicazione, però anche per quello che Reggio Emilia, Città Senza Barriere, chiamava vademecum dei commercianti, quindi un'ulteriore esperienza di coinvolgimento degli operatori locali, e anche qui ritroviamo un partenariato comunque abbastanza forte e la trasversalità di esperienze, perché appunto ci raccontavano come tutti gli aspetti della vita quotidiana possono essere trasformati e da questo punto di vista migliorati, e si può lavorare sull'inclusione sociale. Ci spostiamo poi su Domos, che era sicuramente un'esperienza molto più tecnica e su una scala di dettaglio anche abbastanza piccola, diciamo. Però si parla di elementi per riqualificare le strutture ricettive, e si ricollega benissimo alle idee che abbiamo noi per quanto riguarda il centro di riabilitazione e anche il giardino e il parco. Anche qui ritroviamo comunque i partner e vari soggetti che possono essere coinvolti, quindi è importante sottolineare come si parli di una pluralità di associazioni e di soggetti che si mettono insieme per fare qualcosa di concreto, e che impattano sull'ambiente circostante anche tramite i dettagli materiali, che è un po' quello che vogliamo fare noi nel momento in cui andremo a riqualificare le zone di Diso e Andrano. E sicuramente c'è un ragionamento sui diversi gradi di accessibilità, perché non si parla solo di accessibilità motoria, ma anche di accessibilità sensoriale, e per il discorso del marketing turistico questo può essere utile, soprattutto nel momento in cui e la destinazione è fruibile, quindi si parla anche di un contesto che deve essere risvegliato a livello culturale, e credo sia anche interessante il discorso della formazione continua di tutti gli operatori che sono coinvolti, quindi non è soltanto un momento che rimane isolato. Per concludere con Swim, anche qui ritroviamo il partenariato e il contesto che deve essere assolutamente risvegliato, quindi dobbiamo lavorare anche sul discorso della comunità locale e delle associazioni. Ritroviamo l'impatto del comune e la volontà di dare dignità e sicurezza a queste persone, sicuramente alle persone disabili, quindi a includerle e integrarle in maniera migliore. E gli ultimi due punti sono l'ambizione di durare nel tempo, che loro sicuramente sono riusciti a fare, e la visione olistica, quindi anche qui non considerare la disabilità solo come disabilità motoria, ma valutare i vari spettri di disabilità esistenti, diciamo. Bene, grazie Luca, questa è la sintesi che noi abbiamo provato a fare, ma più che altro proprio per cercare di esplorare gli elementi di relazione e i link che si possono creare, soprattutto in potenza. Diciamo, adesso io
una domanda in generale per tutte e tre le esperienze che ci sono, ce l'ho, però volevo prima passare la parola alle persone che hanno seguito finora, che vedo non essere tantissime, però ci sono, se hanno domande loro invece su questo, altrimenti proprio quello che voglio chiedere io è esattamente se avete dei suggerimenti per rendere quanto più efficace il lavoro di Abilita e anche proprio per ragionare sul sistema di gestione di questi due poli sportivi che ci saranno. Antonio Donno, a te la parola, però, hai alzato la mano, prego. Buonasera a tutti. Mi sentite, vero? Amico, ti sentiamo okay. Bene. Io vorrei fare una domanda, credo che siano ancora collegati, io mi occupo anche di turismo accessibile però nel settore della disabilità visiva, non essendo un disabile visivo. Vorrei fare una domanda al signore che ha presentato il Parco Rossi. Non so se mi è sfuggito nella sua presentazione, se mi sono distratto un attimo, però volevo sapere i segnatori... Purtroppo l'assessore non è più con noi, quindi non potrà rispondere alla sua domanda. Non faccio la domanda, vada avanti. Va bene, la possiamo segnare, magari gliela mandiamo, in qualche modo risponde qualcun altro. No, però... volevo sapere solamente i segnalatori fatti plantari sui vialetti, visto che parlava di breccia. Molto puntuale, ho capito. Li vedo un pochino complicati, e se nei filmati, nei video descrittivi di cui lui ha parlato, se ci fosse anche, cioè se fossero stati seguendo i parametri della guida descrittiva e non dell'audioguida semplicemente. Erano queste due domande. E poi una riflessione, mi è piaciuto molto l'intervento del, credo che si chiami Rosario, del Lido Accessibile, che credo di aver conosciuto personalmente forse un paio di anni fa, personalmente, perché ha parlato soprattutto di inclusione. Di inclusione è ciò che invece mi è sembrato andare in un'altra direzione il signore che ha presentato Domus, perché parlava di luoghi dove dal punto di vista un po' più, come dire, economico, strutturare il Lido per gli ultra sessantenni, il Lido per i disabili visivi perché è frequentato maggiormente da disabili visivi e così via. Quindi diciamo andiamo un po' fuori quello che è il turismo per tutti, no? Cioè io sono un disabile visivo, ma non amo assolutamente andare in una spiaggia dove ci sono disabili visivi. Sarebbe anche controproducente, perché se ci muoviamo tutti quanti da soli sicuramente ci urteremo, invece andando tra gli altri, magari tu non li vedi ma gli altri ti vedono, anche per una questione pratica. Era questa una riflessione, una cosa che mi era balzata così alla mente. Non amo molto ciò che Rosario ha definito oggettizzazione, e sono pienamente d'accordo con lui. Quindi quando si parla di turismo io devo strutturare un luogo perché sia accessibile a tutti. Poi so benissimo che l'accessibilità al 100% non è mai raggiungibile, perché anche due persone con disabilità visiva hanno delle esigenze ma anche delle difficoltà differenti, anche avendo la stessa disabilità. Quindi di quello me ne rendo conto, però ecco, preferisco parlare di luoghi per tutti e non luoghi specifici, altrimenti buttiamo giù tutto il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 30-40 anni. Grazie a te Antonio. Adesso c'è un'altra mano alzata, Alessandro De Robertis forse? Sì, per chiarirmi. Se ho chiamato in causa può rispondere. Sì, per chiarirmi, non intendevo dire quello. Io in realtà ho fatto un esempio molto pratico. Succede in tantissime circostanze di avere persone che ti dicono, che mi dicono, che hanno ad esempio la masseria o la casa nel centro storico, che mi dicono a prescindere io non la posso rendere accessibile. Okay, a queste persone io dico attenzione, non c'è solo la
il concetto di accessibilità per sedie a rotelle o per altro, ma ci sono tanti tipi di esigenze che con alcuni interventi si possono rendere, diciamo, possono rendere la tua struttura anche fruibile. In una struttura ho fatto mettere una chat al posto del telefono per parlare con la reception, e in quella struttura automaticamente una serie di persone sorde sono andate a, diciamo, come ospiti turistici. Da un punto di vista pratico è ovvio, palese, guardi, martedì mi diplomo al corso di Design for All del Politecnico di Milano, quindi voglio dire, sull'inclusività e sul Design for All faccio anche percorsi di studio quotidiani, quindi da questo punto di vista mi dispiace che sia forse in qualche sfumatura sia stato accolto un messaggio che proprio non mi rappresenta. Anzi, di contraltare dicevo che sono contro a che i concerti siano solo pensati per essere fruiti da persone con autismo o con disabilità, perché dal mio punto di vista quelli possono anche essere musicisti. È ovvio però che io a volte faccio il progettista, dico a volte, molte volte sovrintendenza, una serie di enti vari ti costringono, tra virgolette, a fare delle scelte. In alcune scelte, purtroppo, il concetto di design for all non è applicabile. E quindi bisogna fare delle scelte. E a volte può capitare che un centro storico, per tanti motivi, perché non posso agire sul basolato, perché non posso mettere ascensori e via discorrendo, mi diventa impossibile da rendere accessibile a determinate persone che hanno determinati livelli di funzionalità. Pertanto io, proprio perché credo nel design for all, a un certo punto devo fare delle scelte, devo consigliare a chi vuole invece fare accoglienza anche a persone con diverse patologie, una strada che, gioco a forza, mi esclude determinate categorie di persone in favore di altre persone o di tante altre persone. A volte si finisce a dover fare delle scelte che possono andare solo nell'ottica di alcune persone. L'esempio che ho fatto sul bassorilievo del quadro di Botticelli, ovviamente quello è un prodotto che rende fruibile a solo una determinata categoria di persone il quadro, ma se io ho reso accessibile l'arrivo davanti al quadro, probabilmente le persone in sedia a rotelle si guarderanno il quadro, le persone ipovedenti o non vedenti possono fruire del quadro con un bassorilievo tattile o con un'audiodescrizione, ci sono le linee guida descrivedendo certificate che sono un bellissimo esempio di come un'opera anche solo pittorica possa essere descritta secondo determinati standard a persone ipovedenti e non vedenti. Però, è chiaro, è chiarissimo, Alessandro, ti ringrazio della precisione. Perché non è proprio molto adesso, lontano da me quel tipo di concetto. No, ma può succedere, sappiamo che vi abbiamo schiacciato comunque in archi temporali ristretti, quindi uno ci tiene a sottolineare alcuni aspetti piuttosto che un altro, però è una precisazione dovuta, così come ringrazio Antonio della domanda. Se ce ne sono altre siamo qui per rispondere, altrimenti chiedo a te o agli altri se vogliono, semplicemente andiamo verso la chiusura, a darci qualche suggerimento sul proseguimento della nostra iniziativa o in qualche modo indicarci degli elementi importanti. Tutto qui. Altrimenti colgo l'occasione per ringraziarvi di cuore di essere stati qui, vi terremo informati. Il mural che ha fatto vedere prima Luca De Giovanni è uno strumento di lavoro che condivideremo anche con voi e che sicuramente abbiamo già utilizzato martedì scorso, lo utilizzeremo nei prossimi appuntamenti e sarà un po' un'agenda. Seguiteci anche sulle nostre pagine social, così rimaniamo in contatto. Però se volete, prego, prego. Posso dire una cosa al volo? Prego, prego, prego. Volevo dire innanzitutto grazie, perché è stata una cosa molto arricchente tutto quello che è stato detto. Un saluto particolare a Salvatore Surano da parte di Deborah, che è stata una primis, no? Una persona che per prima è arrivata e qui di Faenza, ma mi diceva che siete molto amici con... Adesso lei ha creato questa associazione insieme a te, proprio a Ravenna,
che ha fatto una cosa molto simile alla loro, e adesso mi ha chiesto anche la collaborazione proprio per il discorso del linguaggio in CA e nelle varie comunicazioni anche in Braille e anche in LIS, proprio per poter avere a tutto tondo una roba di questo genere. Quello che dico come esperienza è stata, cioè, quello che posso dire a voi di questo tipo di idea, che ho visto che c'è una forte collaborazione con l'opinione, con la cosa pubblica, no? Ho visto che siete molto ben aggregati a questa cosa. Anche noi abbiamo questo buon rapporto di sensibilità, e quindi di indicazioni non ci sono tante, perché io vedo che siete veramente ben organizzati e ben tipo, aggregati, quindi è molto bella. Faccio complimenti, perché fate veramente tanto, e questo canale non lo conoscevo, ma l'ha fatto conoscere appunto la Chiara, la Caterina, con il Farlese Tutti, e vi devo dire che farò esempio in Emilia Romagna di cosa succede in Puglia e anche negli altri posti, ovviamente. E quindi veramente vi faccio i complimenti e un saluto particolare a Salvatore, ovviamente. Grazie. Grazie, grazie a te, Cesare. Scusate, io ho dovuto... Non si sente. Se ci sono altri interventi, anche solo di saluto, altrimenti ci aggiorniamo per i prossimi appuntamenti, che saranno giovedì prossimo, per chi vuole partecipare, giusto? Sì, giovedì dopodomani, sì. Sì, col tema dello sport accessibile. E sul tema, quindi sì, andiamo nel dettaglio, uno degli altri temi forti, diciamo, di questa progettualità di abilità. Ah, Salvatore ha alzato la mano, forse voleva fare ancora un saluto. Volevo appunto ringraziare il signore dell'associazione Autismo Faenza, e ricambiare anche i saluti alla nostra amica, e penso che noi faremo veramente tesoro di quello che hanno fatto loro anche con la comunicazione aumentativa alternativa, perché noi già cerchiamo di usarla in struttura. Noi già abbiamo iniziato un percorso prima della pandemia di rendere anche il nostro paese accessibile, e quindi anche la nostra utopia era bella, anche come semplicemente, no? un ristorante, un bar, no? Potrebbe avere all'ingresso, no? Quali sono i canali comunicativi per un ragazzo autistico, oppure il braille per un non vedente. Sì, noi ci siamo per collaborare. Sempre. Quindi anche grazie appunto a Lea e a Carluccio, a tutti quanti i suoi collaboratori, perché credo che hanno creato questo ponte di interscambio che nasce per una loro esigenza di un progetto bellissimo che vi auguro che verrà portato a termine, e nello stesso tempo ci mette noi nelle condizioni di conoscerci, quindi di conoscere diverse realtà per poi anche collaborare, perché da soli non si va da nessuna parte. E concludo anche ringraziando il dottore Balestra e anche l'amico consigliere assessore Donato Accodo, che sono anche sempre presenti in tutto quello che facciamo, non soltanto per SWI ma per tutto il paese, perché ripeto, uno non è che è bravo perché fa qualcosa, uno magari si trova in quella situazione, mette in atto le competenze, però ovviamente poi cerca sempre di creare una rete con tutto il territorio e 360 giorni l'anno, perché ripeto, non si vive più di un attimo o di una determinata situazione, ma ogni cosa deve essere interiorizzata per poi essere replicata nel momento opportuno. Quindi grazie. Grazie a voi e grazie a tutti. Scusate, ho dei problemi. Vorrei puntualizzare una cosa. Da soli, come sanno, si riguarda l'amministrazione, la cosa principale è che gli amministratori, di qualsiasi tipo siano, devono essere vicini ai cittadini, alla cittadinanza, alle associazioni, perché devono promuovere, devono affiancare
le iniziative, soprattutto certi tipi di iniziative che passano attraverso le associazioni. Non c'è bisogno di essere né più bravi né meno bravi, c'è bisogno soltanto di collaborazione e di cooperazione, perché l'importante è attivarsi per fare in modo che la comunità ne tragga beneficio. Questo è il nostro pensiero, il pensiero dell'amministrazione, non soltanto i guai di Andrano, ma anche i guai di Viso, con cui ci troviamo molto d'accordo. Grazie comunque per tutto, veramente. Io purtroppo mi scuso perché purtroppo non posso stare tanto tempo, in quanto il Covid aumenta e io ho anche problemi di questo tipo, nel senso che devo andare a visitare le persone, quindi purtroppo qualche passaggio me lo salto. Ma vi ringrazio di tutto cuore, veramente. Buona serata a tutti. Grazie a tutti.